Oggi alziamo il tiro. Ho qui tra le mani Cabochon Fuori Serie 22, una vera e propria gemma della Franciacorta. Siete curiosi, ragazzi? Anch'io. Ma prima di cominciare, come sempre, sigla! Come sempre, ragazzi, di ritorno dalla sigla vi chiedo l'iscrizione al canale, per voi un gesto semplice e gratuito, per noi davvero importante per continuare a crescere, quindi vi ringrazio. Ma veniamo a noi, veniamo all'analisi prima visiva, poi olfattiva e poi gustativa di questa vera e propria opera d'arte italiana, ragazzi. È una fuoriserie, come dice il nome. E la cosa particolare di questo vino è che la cuvée, quindi la base, fa una fermentazione in botti di rovere per circa un paio di mesi, quindi da gennaio, da dicembre fino a gennaio-febbraio, diciamo, per poi andare a completare la rifermentazione, quindi l'affinamento in bottiglia come vuole il metodo classico, per una quarantina di mesi abbondanti. Questa è una sboccatura 2020, ma a me personalmente piacciono questi prodotti che hanno delle note un po' di evoluzione abbastanza marcate, ecco. È un giallo paglierino intenso, il perlage è fine, persistente, una bollicina molto elegante. Sono davvero curioso di passare all'esame olfattivo. Ragazzi, già il naso è emozione pura, si sentono le note di tostatura, di crosta di pane, ma una parte agrumata molto accesa, molto viva e anche molto pulita, molto fresca. Io sento il mandarino soprattutto, un po' i fiori bianchi però in versione appassita, evoluta appunto, come vi dicevo prima, e anche un po' di albicocca matura, un po' forse confettura addirittura di albicocca, o comunque di frutti arancioni. È un naso, ragazzi, pazzesco. Passiamo all'esame gustativo. La complessità è tanta, la bollicina è davvero avvolgente, cremosa, piacevole, ma l'acidità e la freschezza tagliano molto bene. 70% Chardonnay, 30% Pinot Nero. Ragazzi, è un prodotto di alto livello. Questa è veramente una bottiglia importante. Per i quasi, diciamo, 60-65 euro che si spendono per acquistarla, secondo me si tratta di un prodotto dal rapporto qualità-prezzo fantastico. Li spendi molto volentieri, li vale assolutamente tutti. Grande, grande, grande vino, grande prodotto italiano, un grande Franciacorta, ragazzi. Spero che questa degustazione vi sia piaciuta, vi abbia anche incuriosito. Lo consiglio assolutamente. Il mio voto è, ragazzi, un bel 93 centesimi. Sapete, conoscete il mio modo di dare i voti, non sono di manica larga, ma sono super meritati. Davvero piacevole. Se siete d'accordo, vado a finirmi il bicchiere e ci vediamo alla prossima degustazione. Ciao amici!